Certo. A noi sembra che non fossero ammalati. Abbiamo le foto di più persone che hanno visto il taglio secco degli alberi e non avevano nessuna assolutamente macchia scura, e quindi c'è ancora un pezzo di tronco, ci sono i tronchi lì, eccolo là, eccolo qua, eccolo il mega tronco, si possono vedere, come vedete la muretta non ha un millimetro di spostamento. Questa è la situazione che si vive a Mestre. Ricordiamoci che quando è stata fatta la pedonalizzazione, benissimo, e quando però è stato fatto 10 anni dopo il progetto di questa nuova piazza, la prima cosa che hanno fatto è tagliare l'unico albero che c'era lì in mezzo alla piazza, davanti al Bar Sport. Bravissimi, intelligenti. E questa cosa noi pensiamo deve essere completamente rovesciata. Anche in Piazza Duomo a Milano hanno cominciato a mettere, stanno mettendo degli alberi, oppure i pioppi, hanno messo degli alberi in Piazza Duomo, lo stanno facendo a Parigi, in tutte le piazze. Si sta cominciando a capire che gli alberi sono una grande ricchezza per le persone, per gli animali, per l'aria che respiriamo, per la temperatura. Adesso siamo sotto il sole, qui ci sarebbe stata l'ombra, ma non c'è più. Perché Papa Francesco parla a tutti, ma i più sordi spesso sono proprio quelli che dovrebbero essere i primi suoi collaboratori. Ce l'ha detto lui stesso in un'udienza. Ebbene, vogliamo essere qui non solo per fare un ricordo, non l'abbiamo chiamato funerale, ma ricordo per gli amici alberi. Vogliamo ricordare che chi taglia gli alberi non va in paradiso, lo diciamo in particolare ai credenti che si dicono ma non è un problema, ma quelli che magari... come il Don Torta quella volta potevano anche ammazzare un gatto se dava fastidio che passava davanti alla sua chiesa, ci ricordiamo, vi ricordiamo, e magari qualche colombo che sporcava un po' troppo la chiesa, questo lo abbiamo già visto, e noi dobbiamo cominciare a parlare di ripiantare, ma questo albero qui, questi alberi qui avevano almeno 50 anni, perché chi ha 40-50 anni di più ancora, forse anche 60, non sappiamo esattamente l'età, ma ci vogliono 20 anni prima che un albero così cominci a dare l'ossigeno, a dare l'ombra, eccetera, eccetera. E bisogna farlo anche nella piazza, e bisogna farlo anche in Piazza Sicilia, dove ne hanno tagliati una metà degli alberi che c'erano, e bisogna farlo dappertutto. Ma ad alto fusto, però non le siepi. Alberi veri, stiamo parlando di alberi. E alberi che sono, e non tulipani che bisogna cambiare ogni 15 giorni. Ringraziamo l'assessora perché sono belli da vedere e fanno forse anche la fortuna di qualche fioraio. Ma non sono importanti da questo punto come di vista. Di Via Torino. Allora noi qui, amico Aldo e tutte le altre persone che sono qui presenti, di tutte le associazioni che hanno scritto, ci sono 240 persone che hanno sottolineato l'importanza di questa cosa su Facebook, sulla pagina di Facebook, ci sono 70 persone che l'hanno condivisa e perciò hanno riportato la notizia. Noi diciamo che questa è una parte della città, non sarà tutta, ci sono anche quelli che vorrebbero portare di nuovo le macchine in Piazza Ferretto, ma quelli per fortuna sono sempre meno, mentre sono sempre di più quelli come i presenti, che non sono 10, non sono 5, possiamo contarli, sono più di 30, forse 40, ebbene i presenti dimostrano che nonostante ci sia il sole, nonostante che siamo nel pieno già della canicola, noi siamo qui per dire vogliamo una città a misura di bambini, a misura di persone, a misura di animali. E per ricordare il fatto degli animali potete andare a vedere in questo momento sul Marzenego stanno morendo i pesci in questo momento, perché è gestita male l'acqua del Marzenego, andatela a vedere vicino. Hanno bloccato la dighetta e non c'è più il ricambio, perché serve l'acqua per i campi, ma si possono far morire i pesci. Chiusa la parentesi sui pesci e la parola a una prima poesia che viene letta da Roberta Vassalle.
Mi spiace comunque dover scrivere sempre poesie di un certo tenore e cerco di essere di alzare la voce, ok? Avrei preferito scrivere altro, purtroppo accadono queste cose e sono, non avrei mai voluto vedere questa scena. Alte ombre. E così le verdi ombre sfumano su fuggiasche, sostituite da corone, nessun re da incoronare. Le corone dei morti sono un omaggio a ciò che è stato, a ciò che resta. Una terra rada, imbruttita, raggrinzita, là dove svettano muri di chiese e palazzi, nella città arsa di giugno. E così il nido cade, si frantuma sul cemento bollente, gli uccelli si spostano ancora, i passeri ci hanno già lasciato da tempo. E così cerchiamo ossigeno, un alito di respiro nell'afa cittadina. Scappiamo verso altri alberi, là, verso la collina, l'alta montagna, o fra le tamerici del mare. Albero, chiunque tu sia, mi abbraccio a te, alla tua linfa vitale, alla tua energia. Ti chiedo scusa se eri malato e non ho potuto curarti, se eri vecchio e non ho potuto sostenerti. La mano dell'uomo non osi toccare ciò che Dio ha seminato. Siamo nel transitorio, viaggiatori di un tempo breve, diventato inutile compromesso di questa vita in cui ognuno ha il suo barcode di scadenza. Grazie. Grazie Roberta. Grazie. Un'altra poesia scritta qualche anno fa e che riguarda un altro albero, ma è la stessa storia. Disordine. In fretta, di nascosto, hanno tagliato anche te, facendo sparire tronco, rami, fogliame. Davi troppo fastidio, non sopportavano quella tua mania di gettare per terra le foglie. Non sopportavano la chiassosa allegria degli storni che venivano in frotte a dormire da te. Troppo rumore, troppo disordine, tutti quei rami vicini alle case. Un invito per ladri e gattacci, ad usarli di notte e di giorno. E di fulmini, oh i fulmini che mirano gli alberi e possono incendiare le case. Ora state tranquilli, ogni cosa è al suo posto. Hanno fatto un deserto e lo chiamano piazza. Altre poesie, altri contributi, prego signora. Allora intanto io mi lamento da che podano gli alberi al punto tale che non fanno più ombra, non servono a sto punto. E io mi emoziono, però tranquilla, voglio cercare di dirla. Allora, non tagliate le orecchie, il naso, le braccia agli alberi, ma la chioma. La chioma gli sta di fungare e saranno generosi come donne amate. Grazie. Una poesia di Fabia Genzovic che ce la dice da Venezia, dalla Giudecca. Sono un albero, il verde silenzio del tuo giardino, la foglia il nido, sono musica del vento, ombra per la tua fatica. Sono della formica e della radice segreto filamento, forza da dentro, in quel moto in discesa e salita che chiamano vita. Fabio Genzovi ha scritto molte poesie relative agli alberi, alcune sono contenute in questo albero poesia. Ne leggiamo un'altra e poi concludiamo questa nostra manifestazione non violenta, tranquilla, perché violento è stato il parroco che ha deciso di tagliare gli alberi. Enorme il mio pino, sorveglia la casa, ondeggia pauroso ai colpi del vento, in mezzo ai suoi rami, saltando nell'ombra, un mare di storni aspetta la notte. E poi ancora, le radici hanno rotto l'asfalto, hanno distrutto la gabbia, riprendendo la libertà. Tu, caro platano, c'eri da prima, lì sei cresciuto nonostante lo smog, i sassi, il bitume in cui ti hanno costretto. Vogliono ucciderti, non rispetti le regole. Un albero disadattato. Adattati sono loro, li comanda la motosega. Comunque, posso.
con altre, magari potevano anche farlo formalmente, hanno le autorizzazioni, però ci sono situazioni tipo questa in cui la proprietà privata è da rivedere, nel senso che c'era una situazione in cui i cittadini, le persone godevano tutti i giorni dell'ombra, della visuale, della compagnia degli alberi, e quindi uno che decide di tagliarli ha il dovere di confrontarsi anche con i cittadini, con la città, e qua non siamo in mezzo alla campagna dove un albero fa magari poca differenza, qua è il cuore di Mestre, c'era una presenza importante e c'era il dovere di confrontarsi con le persone. Non si sono potuti vedere le no, perizie, non hanno mostrato nessuna autorizzazione. Dicono di averne, noi ci crediamo, le avranno. Siamo abituati, però non è questo il problema. Non è bellissime semi di calendula che sono fiori fortissimi, spontanei, li getto lì dentro dove hanno tolto gli alberi. Okay. Tranquilla, invece stanno per fare proprio una posta per farli ammalare. Se piove dove? L'abbiamo appena detto, l'ha detto la Marinetta prima, io l'ho ricordato. Volevo dirvi che noi già 2 mesi fa abbiamo scritto al prefetto una raccomandata e anche al segretario comunale come enti di controllo sul comune, sottolineando che il Forum del Verde è stato abolito di fatto 7 anni fa, tutti i presenti qui, moltissimi hanno partecipato alle riunioni in via Sernaglia, nel centro civico, decine di riunioni, più o meno una al mese, e inoltre il sindaco è responsabile che un organismo previsto da un regolamento comunale del Forum del Verde sia stato abolito, è previsto, non è previsto purtroppo la, come si dice, la periodicità. Ma almeno una volta all'anno, signori, un organismo del genere dovrebbe... Ecco, sono 7 anni che non si riunisce. Abbiamo mandato la raccomandata PEC al signor prefetto e alla signora segretaria comunale, ma non abbiamo avuto neppure un segno di ricevimento. Ma in questo caso, signori, non gliela lasceremo ancora passare, perché devono assolutamente ripristinare il Forum del Verde. Noi l'abbiamo riconvocato spontaneamente febbraio dell'anno scorso davanti nel verde di, davanti alla Madonna Pellegrina, l'abbiamo convocato e lo riconvocheremo probabilmente il 2 ottobre, ve lo dico già adesso, domenica mattina 2 ottobre lo riconvocheremo qui a Mestre, a Città Aperta, però non è il Forum del Verde dove c'è l'assessore, dove c'è il tecnico, dove ci vengono date le informazioni, dove si discute con l'istituzione. Siamo all'abolizione della democrazia. I pezzi della democrazia di questo comune, pezzo per pezzo, prima la consulta degli animali, abolita, poi la consulta della sanità, abolita, e poi la consulta del verde. I 3 organismi di partecipazione diretta dei cittadini, tutti e 3 non esistono più. Grazie. Dove avevamo tutte le informazioni in consulta della salute. Comunque le soluzioni ci possono essere, come hanno fatto in via Querini, che la muretta è intervallata da pezzi di metallo. Se gli alberi forzavano la muretta si poteva adattare la soluzione, costavano soldi che chiedessero alla comunità. La differenza è integra la muretta, non c'è un millimetro. Questo era il problema. Se fosse stata. Le soluzioni di comunità si possono trovare chiedendo sostegno e aiuto per il lavoro, cioè comportarsi non da padroni ma da comunità, perché questo è un bene comune e quindi va rispettato. Esatto. È un bene della città, certo, non so ai cittadini se vogliono tagliarlo, no?